Finalmente finalmente è finita la sosta per le nazionali e ci possiamo proiettare alla nostra Inter e al Derby di sabato dopo una lunga attesa in questi giorni. In cui il campionato appunto si è fermato per lasciare spazio alle selezioni, alla Nations League, l'Amichevole e tutte le altre competizioni internazionali. Prima di goderci questa super sfida, abbiamo deciso di fare in questo video un riepilogo sull'impegno degli interisti in giro per il mondo perché la sosta per le nazionali, appunto, ha portato. Eh, Ben 16 calciatori fuori da Milano, poi due. Come vedremo tra poco sono risultati positivi, lo sapete sicuramente Bastoni e Skinner non hanno potuto eh, giocare con le rispettive selezioni, così come Pinamonti in Under 21, che però fortunatamente Pinamonti non è positivo, e molti di questi calciatori convocati con le proprie nazionali sono stati grandi protagonisti durante questa sosta, che restituisce quindi ad un Antonio Conte preoccupato per i rientri tardivi in vista eh, del derby dei calciatori che eh, probabilmente potrebbero risentire dei lunghi viaggi, ma quantomeno saranno assolutamente motivati per eh, le ottime prestazioni dopo le ottime prestazioni che come vedremo hanno fornito con le rispettive selezioni Prima di partire con la nostra analisi, quindi ragazzi, vi consiglio di seguire l'avvicinamento al derby eh, scaricando l'app di OneFootball, così che avrete tutte le notizie in tempo reale e selezionando l'Inter come squadra preferita, immagino ovviamente che selezionerete l'Inter, avrete tutte le notizie di casa Inter raccolte nell'app di OneFootball che vi consente di avere anche tutti i risultati in tempo reale con le varie statistiche della gara che potrete trovare in, in diretta. L'app è gratis quindi ve la consiglio, vi lascio il link in descrizione per uh, scaricarla. Detto questo, ragazzi, vado a mostrarvi quindi il riepilogo che abbiamo fatto anche sul nostro sito www.passioneinter.com quindi vi condivido il nostro schermo è stato come detto una, un inter che ha dato alle nazionali ben 16 calciatori poi eh, Milan Screener purtroppo è risultato positivo quindi non ha potuto giocare con gli impegni con la Slovacchia e come vedremo tra poco anche i due calciatori in under 21 non, eh, non sono scesi in campo però partiamo adesso eh, dal, dall'Italia dall'Italia Maggiore dove c'erano ben tre calciatori dell'Inter c'erano Barella, D'Ambrosio e uh, Stefano Sensi Barella è stato quello che ha brillato di più perché non, è vero che non ha giocato contro la Moldavia nella prima sfida di queste tre ma poi 79 minuti contro la Polonia 90 minuti e un assist contro l'Olanda, dove eh, tra l'altro ha giocato davvero molto, molto bene. E per quotidiani, ad esempio, tutto sport lo ha paragonato addirittura a eh, un Barella in versione Rivera, dandogli addirittura un voto 8 e mezzo. Quindi buona prestazione di Barella. D'Ambrosio ha fatto panchina con la Moldavia, panchina con la Polonia, poi 90 minuti contro l'Olanda, a, a differenza invece di Stefano Sensi, che ha giocato solo 24 minuti con la Moldavia, poi eh, panchina contro Polonia e Olanda. Quindi questo per quanto riguarda la nazionale maggiore azzurra, Italia under 21 in cui come detto erano convocati Bastoni e Pinamonti, Bastoni però eh, l'under 21 in generale ha dovuto fare i conti con eh, i casi Covid, Bastoni in particolare il risultato e quindi l'Italia Under 21 eh, e anche Pinamonti non è eh, sceso in campo, infatti contro eh, l'Islanda la sfida è stata rinviata e poi quella con l'Irlanda invece. L'under 21 è stata sostituita appunto dalla formazione under 20, quindi Pinamonti e eh, Bastoni non sono scesi in campo. Andiamo invece tra Serbia e Slovacchia dove anche qui c'erano. Eh, innanzitutto Alexander Kolarov, Kolarov, che ha giocato e ha eh, fatto abbastanza bene, non, eh, non è finito sul tabellino dei marcatori, però ha giocato 120 minuti, quindi anche i supplementari da capitano contro la Norvegia nella vittoria supplementari, eh, assente contro l'Ungheria e poi altri 90 minuti da capitano contro la Turchia nella sfida eh, pareggiata per 2-2 eh, valida per la Nations League. Mentre uh, parlavamo appunto di Slovacchia dove c'era protagonista anche Milan Skinner, sarebbe dovuto essere protagonista Milan Skinner che però è risultato positivo e quindi è rimasto in quarantena e quindi ha saltato le sfide contro uh, Irlanda, Scozia ed Israele. Uh, continuiamo con la nostra rassegna e andiamo in Croazia, Croazia dove c'erano uh, impegnati Brozovic e Perisic, i due interisti. Appunto, volati a difendere e onorare la maglia della Croazia per Brozovic 45 minuti contro la Svizzera nella vittoria per 2 a 1, eh, 90 minuti contro la Svezia per 2 a 1, contro la Svezia in Nations League è arrivata eh, l'ammonizione che ha portato alla squalifica. Quindi, Brozovic ha saltato la gara con la Francia e questo gli ha permesso anche di rientrare in Italia un attimino in anticipo rispetto invece ad Ivan Perisic che ha giocato 15 minuti nella sfida con la Svizzera, eh, 85 si, firmando anche un assist nella vittoria per. 2-1 sulla Svezia, quindi una partita decisiva, eh, un assist decisivo per Perisic e poi 78 minuti senza incidere invece nella sconfitta con la Francia in eh, Nations League, quindi questa era la Croazia. Proseguiamo con Olanda e Belgio, qui arriva eh, la grande prestazione di Romelu Lukaku, sicuramente tra i migliori dei calciatori dell'Inter in eh, questa sosta dicevamo Lukaku è stato assente nell'amichevole pareggiata per 1-1 dal Belgio contro la Costa d'Avorio, poi eh, 90 minuti e gol eh, contro l'Inghilterra nella sconfitta per 2-1 poi altri 90 minuti e due gol nella vittoria contro l'Islanda per 2-1, tra l'altro in questa vittoria Lukaku. Uh, indossato la maglia numero 10, eh, portando anche al braccio la fascia da capitano, continua il uh, trend veramente positivo di 44 gol nelle ultime 45 partite con il Belgio, per uh, Lukaku che a quota 55, è sempre più anche il miglior marcatore nella storia della nazionale belga. Quindi, davvero complimenti a Lukaku che torna carichissimo per il derby. Nell'Olanda Defray, 45 minuti contro il Messico nella sconfitta per 1-0. Nell'amichevole, il 7 ottobre, poi 90 minuti contro la Bosnia nel pareggio per 0-0 e 90 minuti anche nel pareggio con l'Italia uh, per 0-0. Uh, proseguiamo: Danimarca. Qui a Danimarca arriviamo ad un Christian Eriksen Che in questi giorni uh, in nazionale si è lasciato andare anche con qualche dichiarazione che probabilmente, anzi, sta facendo sicuramente discutere comunque. Dal punto di vista delle prestazioni sul campo, molto, molto bene. Christian Eriksen che ha giocato 72 minuti da capitano ed è andato in gol contro le Isole Faroer nel 4 a 0 eh, rifilato alle Isole Faroer. 90 minuti e gol nella vittoria per 3 0 sull'Islanda con un grandissimo gol partendo da lontanissimo. E poi 90 minuti e gol anche contro l'Inghilterra, decisivo vittoria per 1 0 a Wembley nella centesima presenza di Christian Eriksen con eh, la maglia della Danimarca. Tre gol in tre partite, diciamo che eh, per il ritorno al derby, appunto, arriva veramente carico. Christian Eriksson, vedremo se convincerà Conte a schierarlo dall'inizio. Argentina, Cile, vogliamo in Sud America, c'era eh, molta apprensione. Per uh, le sfide intercontinentali, per il volo intercontinentale dei protagonisti di eh, Cile e Argentina, interisti, sono stati davvero protagonisti, sia i cileni che eh, l'argentino, Lautaro Martinez. Perché partiamo da Lautaro: uh, 76 minuti contro l'Ecuador nella vittoria per 1-0, poi 89 minuti nella vittoria dell'Argentina sulla Bolivia, gol e assist per Lautaro Martinez è davvero decisivo, tra l'altro ha interrotto anche il uh, digiuno di gol, nel senso che negli ultimi quattro anni nelle qualificazioni mondiali per l'Argentina aveva segnato solo uh, Lionel Messi e finalmente arriva un altro marcatore dell'Autaro Martinez che ha fatto veramente molto molto bene. Invece eh, nella, nel Cile 90 minuti da capitano e gol contro l'Uruguay nella sconfitta per 2-1 per Alexis Sanchez, poi 90 minuti da capitano e gol contro la Colombia. 2 uh, a 2 dove tra l'altro è andato in gol anche Vidal che ha giocato lo stesso 90 minuti ha giocato anche 90 minuti nella gara con l'Uruguay quindi Sanchez e Vidal assolutamente titolari e protagonisti uh, nel, nel Cile Sanchez che ha anche battuto il record di Zamorano Zamorano che si è complimentato con Alexis Sanchez per il record di gol con la nazionale cilena chiudiamo con il Marocco dove c'era Ashraf Hakimi Hakimi impegnato in due amichevoli a differenza delle altre selezioni Quindi non c'erano gare importanti, diciamo così, da disputare, comunque il rendimento di Hakimi non ne risente, nonostante eh, l'importanza minore della sfida, perché nella sfida contro il Senegal, appunto, è suo l'assist decisivo per la vittoria per 1-0 del Marocco nei 90 minuti giocati, e eh, 72 minuti contro il Congo eh, per 1-1. Il totale è. 10 gol e 4 assist messi a segno dagli interisti in giro per il mondo. L'Inter, che quindi arriva al derby con calciatori che si presentano molto carichi, che hanno fatto molto bene. E ci auguriamo, ovviamente, che possano continuare così e possano disputare un gran derby, nonostante l'arrivo a poche ore dal fischio d'inizio della gara, perché di fatto tutti i giocatori saranno a disposizione solo dalla giornata di venerdì, a poco più di 24 ore dal fischio iniziale del derby. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Chi deve schierare Conte davanti, visto che Lukaku, Lautaro e Sanchez sono sembrati tutti in forma, quindi chi dovrebbe scegliere Conte, visto che tutti hanno dato grande dimostrazione di forma in, questo, in questa sosta per le nazionali, scrivetemelo qui sotto. E vi ricordo anche che in occasione del derby saremo in diretta dalle 16.45 su YouTube, Twitch, Facebook e periscope per commentare tutto il prepartita tutta la gara e anche il post-partita. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e non perdetevi le nostre live.